canteremo le litanie di santi, che sono una preghiera molto antica, sono delle supplicazioni per implorare l'aiuto di Dio, la sua misericordia, attraverso l'intercessione di tutti i santi del paradiso. Quindi una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, che oggi offriamo come atto di pubblica riparazione per la mostra di quadri blasfemi. Persone sono rimaste scandalizzate da questo fatto oggettivamente grave di vedere profanato ciò che abbiamo di più caro, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, la sua Santa Madre, i Santi, attraverso delle immagini fuorvianti, oscene, oggettivamente oscene, e il tutto ospitato in una chiesa. Dopo che il caso è finito sui giornali, l'atteggiamento della Curia ha aggiunto scandalo a scandalo. Non si sono prese le distanze dalla mostra, dal suo autore, non solo non si è ordinata l'immediata chiusura della mostra, ma la si è difesa. E difesa in modo tanto maldestro, insinuando che il male non sta nei quadri ma negli occhi di chi li guarda. Questo è molto male. Questo è molto male. Il tradimento da parte di chi ha il dovere di vigilare. Pecore scandalizzate dalla nostra scena e sono diventate dei nemici agli occhi, dei nemici dagli occhi maliziosi. Ecco, le pecore sono dei nemici che hanno gli occhi torbidi, incapaci di capire l'arte. Abbiamo visto il lupo entrato nell'ovile con la complicità dei guardiani, che è diventato lui la povera vittima indifesa, e poi abbiamo visto i pastori che hanno preso la difesa del lupo bastonando le pecore. Allora, per tutto questo, ebbene, il popolo fedele è sceso in strada a pregare, consapevole che in queste circostanze tragiche la risposta sta nella pubblica professione della fede. Siamo qui oggi, mi preme sottolinearlo, per pregare non contro qualcuno, ma per qualcuno. Siamo qui a implorare prima di tutto la misericordia di Dio su di noi, i peccatori, tutti i peccatori, di cui noi ci annoveriamo anche noi, che siamo qui, che Dio ci conceda il perdono dei peccati, lo spazio della vera penitenza, che Dio ci mostri la sua misericordia, ci liberi da tutti i peccati, ci sottragga dalle pene che meritiamo. Non dimentichiamo, San Paolo ci dice, Deus non irridetur, non ci si fa beffe di Dio, non si prende in giro Dio. E quindi fatti come quelli avvenuti attirano i castighi di Dio su tutta la comunità, e quindi preghiamo perché questi castighi siano allontanati da noi.